strage del pilastro riferibile alla 1 bianca, alla banda della 1 bianca. Esatto, una strage che tra pochi giorni sarà il 31° anniversario, fu la notte del 4 gennaio 1991. È una strage che ha un po' segnato la storia non solo della banda dell'Uno Bianca, dei fratelli Salvi, ma anche un po' la storia recente delle forze dell'ordine in Italia, perché è stata, se possiamo leggere in questo modo, è stata la prima volta che effettivamente è stato un agguato da parte di poliziotti fuori servizio contro dei militari dell'arma dei carabinieri. Ed è una strage che lascia ancora oggi tanti interrogativi. Quello che sappiamo, al di là dello svolgimento, di cui credo non sia il caso di parlare, sappiamo benissimo che ci fu quella sparatoria nel quartiere del Pilastro a Bologna che provocò la morte di quei tre ragazzi in servizio, per il resto sappiamo che la banda in quel periodo era già passata alla seconda fase, aveva oltrepassato la volontà iniziale delle rapine ai caselli autostradali e alle stazioni di servizio, eravamo già a una fase successiva. Una banda che poi si sarebbe stata svelata dalle indagini e che in tribunale sarebbe emersa in tutta la sua drammatica proporzione, di un gruppo di servitori dello Stato infedeli con idee politiche di estrema destra, molto estrema destra, con idee anche razziste al loro interno, e che si proponeva di sfruttare quello che era il background personale, quelli che erano gli agganci, quelle che erano le possibilità offerte al lavoro per compiere del crimine, cioè il mondo alla rovescia, i poliziotti che diventano dei rapinatori e degli assassini. Ma siamo sicuri che non ci sia stata nessuna complicità, che non ci sia stata nessuna copertura? Com'è possibile che i fratelli Savi abbiano potuto continuare a colpire indisturbati per anni, anni ed anni senza che nessuno si ponesse le domande, senza che ad esempio nessuno si domandasse come mai uno dei Savi, che deteneva un fucile d'assalto Beretta R7090 calibro Remington, quindi una delle rare versioni civili, il cui calibro tra l'altro era stato riconosciuto come arma della strage del Pilastro, come mai lui ne avesse consegnato solo uno alle perizie balistiche e non l'altro? Come mai? Come mai nessuno si è accorto di questa, mettiamo tra virgolette, dimenticanza, sbadatezza, scegliete voi il termine? Come mai? E perché non è stata fatta piena luce su quello che stava facendo la banda quella sera al Pilastro? Si è detto che la banda stesse cercando una vettura di scambio, un'altra, uno bianca, che ormai era diventata l'auto per eccellenza della banda, da scambiare, da prendere, da rubare per commettere altri reati. Nessuno si è posto la domanda perché andare a cercare il Pilastro, che tra l'altro è tuttora un quartiere periferico di Bologna, è sempre stato un quartiere un po' ai margini, un po' borderline, all'epoca era il quartiere anche dei tossici. Nessuno si è fatto queste domande. Mi sembra strano. E poi il fatto che ovviamente sia stato disposto, come è stato giusto, un risarcimento alle famiglie delle vittime, tra cui i tre carabinieri del Pilastro. Ma nessuno si è domandato se lo Stato avesse potuto, prima ancora di arrivare a quei risarcimenti, fare qualcos'altro, ovvero dare maggiore disponibilità agli investigatori, aprire magari qualche archivio, far capire cosa effettivamente è avvenuto quella notte e perché i Savi sono rimasti così tanto tempo a piede libero. Cioè, lo sappiamo che il merito sostanzialmente della scoperta dell'identità dei membri della 1 Bianca si deve a due funzionari della questura di Rimini, l'ispettore Baglioni e il sovrintendente Costanza, che avevano un po' giurato di rendere giustizia a un loro collega Mosca, che era morto alcuni anni prima nel corso di una sparatoria proprio con quelli della 1 Bianca. Fu la prima volta in cui la banda Savi sparò per uccidere, e questi due funzionari della questura di Rimini ebbero tantissima pazienza nel
analizzare ogni singola prova raccolta, a cominciare dalle perizie balistiche. E proprio quel fucile, il Beretta AR7090, un fucile semiautomatico d'assalto, pensato per i corpi militari e le forze di polizia italiane. E come si diceva, commercializzato in pochissimi esemplari in versione civile con calibro Remington, quello fu la classica motivazione che fece accendere la simbolica lampadina. E si capì che solo dei professionisti avrebbero utilizzato un'arma di quel tipo, un'arma peraltro piuttosto potente. Poi gli appostamenti perché si era capito che le varie rapine commesse dalla Uno Bianca non erano casuali, non era neanche frutto di una approssimazione, erano tutti colpi molto molto ben studiati, colpi che ogni volta puntavano ad obiettivi che avevano ricevuto due se non tre o quattro sopralluoghi. E fu questa tecnica adottata da Costanza e da Baglioni a incastrare l'unico dei fratelli Savi che non era in polizia, altrimenti l'avrebbero riconosciuto subito, è chiaro, che li avrebbe condotti al resto della banda. È chiaro che quando Baglioni e Costanza videro uno dei Savi, in quel caso si trattava di Roberto, non di Roberto, che era più vecchio ed era tra l'altro in servizio in quel periodo a Bologna, alla questura di Bologna, ma videro che Fabio Savi, che tra l'altro faceva il carrozziere, faceva dei sopralluoghi a una banca una frazione di Rimini, capirono che forse c'era qualcosa di strano, che forse questa inafferrabilità della Uno Bianca era dovuta a, se non delle complicità, delle, come possiamo chiamarle, contingenze, contiguità con degli ambienti o della questura o dell'arma dei carabinieri o di altre forze di polizia. Poi quello che venne scoperto fu devastante. Mele marce che, bisogna anche dirlo, quando vennero arrestati, ci mancò poco che venissero linciati dai colleghi. Quando Roberto Savi viene arrestato, gli vengono messe le manette nel cortile della questura a Bologna e fu un arresto davvero epocale. Alcuni suoi colleghi, tra cui una che era rimasta ferita nell'agguato che costò la vita a Mosca, una di queste in lacrime gli domandò perché. Roberto Savi si limitò a sibilare una frase durissima nei confronti dei colleghi, alcuni dei quali ancora oggi sono increduli, disse: avrei potuto farvi saltare in aria tutti quanti. Io non credo alle parole dei Savi. Anch'io ho visto quelle interviste e anch'io sono rimasto colpito da questa lucida freddezza, la chiamerei così. Perché i Savi, quando parlano, non sono emotivamente coinvolti, sono molto distaccati. Come dicevi tu, è come se stessero raccontando qualcosa che è accaduto a qualcun altro, non a loro. E soprattutto non provocano, non esternano il minimo rimorso per quello che loro hanno fatto. Mai una volta che dicano siamo Ci andati dispiace. oltre, ma neanche ci dispiace, ma neanche che dicano siamo andati oltre, neanche quello. Allora, io non credo alla tesi che loro si sono costruiti e che secondo me è un tentativo di difesa, secondo cui sarebbe stata solo una volontà di rapina, perché se io devo rapinare, lo posso fare anche con una scacciacani cui tolgo il tappo rosso, con un taglierino o con qualcos'altro. E effettivamente di rapine fatte in questi mezzi penso che si sia perso il conto, c'è qualche migliaio in Italia solo negli ultimi anni. Se io invece faccio una rapina con delle armi da guerra e prima o poi le uso pure e dopo un po' le uso non solo per rapinare, ma anche per fare dei raid punitivi e per ammazzare magari qualcuno che mi ha guardato storto o qualcuno che mi ha visto mentre salivo su un'auto. No, io non credo più alla tesi dei rapinatori. Poi una cosa cui Savi non dico che non hanno mai risposto, ma hanno mai voluto dare una chiara spiegazione. Loro si definiscono appunto dei rapinatori, l'abbiamo fatto per i soldi. Ok, va bene, poniamo che sia vero. Perché? A cosa vi Questo. servivano questi soldi?
Questo non l'hanno mai voluto dire. La domanda che ovviamente loro non vogliono dare una risposta è: ma che cavolo ci facevate con questi soldi? Ditecelo, almeno. Anche perché ricordiamo una cosa, lo Stato, proprio perché parliamo anche di poliziotti, ha dovuto risarcire le vittime della Uno Bianca in maniera pesante, perché in quel caso si trattava di servitori dello Stato infedeli, quindi ha dovuto pagare molto di più. E i soldi di queste rapine che fine hanno fatto? Cosa ci hanno fatto questi benedetti uomini? Che non sono Non mai stati solo, trovati. ma no, non solo, perché fare il famoso salto di qualità, cioè dai caselli autostradali alle banche, ragazzi, cioè, non è mica esattamente un salto semplice. I caselli autostradali, vabbè, lo sappiamo, non sono presidiati, non hanno sistemi di sicurezza. L'incasso ovviamente è quello che è, non è che si può pretendere di incassare, e parliamo comunque di un mondo, quello di fine anni 80, primi anni 90, in cui le carte di credito ancora venivano usate poco, il pago bancomat non c'era, internet, scordatevelo, il telepass non esisteva, e quindi, vabbè, alla fine si pagava in contanti, anche i caselli. Ma allora perché passare da rapine ai caselli a rapine, uffici postali e banche? Io ho una mia teoria, che è questa. I savi volevano fare dei test, volevano salire di livello, volevano provare l'ebbrezza del crimine, prima con cose piuttosto semplici, i caselli autostradali, appunto perché sono prede semplici, non danno grossa soddisfazione in denaro, ma danno la possibilità di provare le tecniche. Poi salire di livello, sempre più, di volta in volta. E credo che alla fine loro si nutrissero, più che dei soldi, dell'ebbrezza del rischio di sfidare gli altri, sfidare la società, sfidare le stesse forze di polizia, sfidare lo Stato, sfidare tutti. Si nutrivano di questo, come altri criminali che si nutrono in maniera egoica di quello che fanno, anche loro. A loro non bastava mai perché vivevano di questa ebbrezza. Riusciamo a fare ciò che non si dovrebbe fare, a maggior ragione noi che siamo poliziotti, in un mondo che ci vede come tutori dell'ordine e della legge. Questo era un senso di impunità che loro cercavano in continuazione, e al punto che sfidavano i loro stessi colleghi. E anche questo è un qualcosa di aberrante, se noi lo vogliamo leggere con gli occhi attuali, perché sfidare i colleghi non a carte, ma armi in pugno, è qualcosa di tragico, e qualcosa che abbiamo visto ha portato a una sequela di processi chiusi con delle condanne definitive, ma che ancora oggi non hanno fatto luce su tutto. Quanto è durato il periodo della banda, dall'inizio fino a quando li hanno Allora, beccati? lasciando perdere il periodo dei processi, processi che si chiudono il 6 marzo del 96 con i famosi ergastoli, più le condanne agli altri francheggiatori, a Gugliotta, a Vallicelli, eccetera, la banda resta in funzione fino alla fine del 94, quando avvengono i vari fermi. L'ultimo, l'abbiamo detto, è quello di Fabio Savi e di Eva Micula in fuga verso l'Austria. La banda invece parte da parecchio lontano, come detto, parte da quella azione a fine anni 80 dei caselli autostradali. Si comincia dalla Riviera Romagnola, Cesena. Oggi chi ci passa per andare al mare vede i vari caselli, comincia con Cesena Nord, Cesena, Valle del Rubicone, Rimini Nord, Rimini Sud, è tutta una sequela lungo l'autostrada Adriatica.
poi, come detto, va avanti. Siamo praticamente all'incirca, è 5-6 anni che dura il periodo clou della banda. Un periodo di escalation continua, d'altronde, perché se prima i colpi sono, diciamo, isolati, primo colpo, come detto, si verifica in zona dell'autostrada Adriatica e proprio a Cesena, quando la banda comincia a salire di livello, tenta un'estorsione, avviene la morte violenta di Mosca, il dirigente, sovrintendente della questura di Rimini che stava indagando insieme ai colleghi sulla vicenda. Ebbene, lì abbiamo capito che noi opinione pubblica che già si trattava di qualcosa di molto grosso, che non era la banda di sbandati, di balordi che una volta ogni tanto tentava il colpo, magari perché avevano bisogno di soldi per qualcosa, o la banda di tossici, magari, che tentava il colpo grosso per poi comprarsi la droga. Non era così, era qualcosa di molto più pesante, molto più difficile da inquadrare. Il periodo poi clou della banda, possiamo collocarlo dalla sparatoria di Cesena fino a poco dopo il pilastro, quindi diciamo fino al tutto il 91, inizi del 92, periodo in cui la banda va ben oltre quelle che sono le rapine o i tentativi di estorsione, ma si rivolge anche a degli atti di puro vandalismo, se non di banditismo vero e proprio, come hai citato te, il raid nel campo nomadi o il sequestro e l'uccisione di uno studente che aveva visto qualcosa che non doveva vedere. Possiamo anche ricordare il suo nome, si chiamava Massimiliano Valenti, venne ucciso nella zona di Zola Predosa, che è Interland bolognese. Ecco, quello fu il periodo clou, fu anche il periodo della psicosi, perché una volta che si capì che questa banda agiva a bordo di una Fiat Uno, di solito di color bianco, ed era un'auto molto diffusa sul mercato automobilistico del periodo, avvenne una psicosi pubblica. Specialmente in Emilia-Romagna, quando qualcuno avvistava una Fiat bianca, Fiat Uno bianca, tante volte avvertiva le forze di polizia, perché c'era la paura. C'era paura che a bordo di quell'auto ci fosse un comando omicida. È proprio un caso chiuso, completo. Caso chiuso perché è stata riconosciuta la responsabilità piena dei soggetti coinvolti, sia di chi ha partecipato praticamente a tutte le azioni della Uno Bianca, sia di chi si è prestato come fiancheggiatore o di chi ha partecipato solo ad alcuni eventi e poi magari ha preferito uscire dal giro. Quindi abbiamo un quadro completo, un quadro che tra l'altro prevede quattro ergastoli, abbiamo detto i tre fratelli Savi più Marino Occhipinti. Una condanna a 28 anni, poi ridotta a 18 in appello per Pietro Gugliotta e un patteggiamento, quello di Luca Vallicelli, che ebbe 3 anni e 8 mesi. Bisogna dire anche una cosa, che della natura criminale dei fratelli Savi non si è mai avuto dubbi e ne abbiamo avuto riprova giusto qualche anno fa, febbraio del 2017. Quando la madre dei fratelli Savi era piuttosto malata, si trovava in ospedale, e i giudici di sorveglianza ci hanno messo un bel po' per dare la possibilità ad Alberto Savi di avere un permesso per uscire di galera e andare a far visita, ovviamente controllatissimo, alla madre in ospedale. I suoi due fratelli, Fabio e Roberto, che sono quelli, a detta di tutti, che erano i veri capi della banda, non hanno mai ottenuto una facilitazione che sia una. Niente sconti di pena, niente revisioni,
niente permessi premio, niente di niente di niente. Sono ancora oggi all'ergastolo in istituti di massima sicurezza e questo fa capire la loro elevatissima pericolosità sociale, perché questo è stato riconosciuto in sede processuale. Sono soggetti molto pericolosi per la società e soprattutto soggetti che non possono nemmeno pensare a un loro futuro reinserimento pacifico.